Eccoci qua ragazzi, stamattina siamo a un mercatino che vado di solito e vedete qui cosa c'è. Quello era un Apple 2. Allora, ne approfitto questa giornata per fare una puntualizzazione, visto che mi capita spesso e anche ultimamente di sentire persone che prendono queste macchine, ma anche macchine come l'Amiga 500 Plus, che gli capitano in mano magari ai mercatini o regalate da qualcuno. Cosa fare? Allora, quello che consiglio io, e non è che parlo come quello che fa perché io molte volte parlo ma sembra che raglio, no? Visto che poi non vengo ascoltato, ma non solo io, anche tipo MD69 e altre. Queste macchine vanno prese e non vanno accese subito, è essenziale, perché voi dite vabbè, ma tanto io l'accendo e poi se aveva già dei problemi non succede niente. Invece no, perché può essere che queste macchine non sono mai state accese per anni, sono state messe in qualche cantina, soffitta. Nel momento in cui vengono accese, se è fuoriuscito dell'acido o dalle batterie, come anche il caso del 500 Plus o dell'Amiga 4000, oppure da dei condensatori, come il caso che mi è successo a me dell'Amiga 600, Amiga 1200, CD32, insomma. Ecco, cosa succede? Nel momento in cui l'acido è uscito, oppure può anche non essere uscito ancora, nel momento in cui lo accendete comincia a uscire e da lì c'è l'erosione. Quindi io, cioè, non lo dico spesso, però voglio puntualizzare sta cosa giusto perché sono al mercatino e può capitare anche a me in questo momento di trovare, non so, un Commodore 64. Ecco, quello ha già meno problemi sui condensatori, non ha batterie, però comunque io non so che condizioni è sempre meglio aprirlo. Tanto io lo considero solo una pigrizia non aprirlo, non bisogna aver paura di svitare quattro viti, non fate dei danni, anzi fate più danni se lo accendete sempre senza aprirlo. Io ve lo consiglio, se avete una macchina, la trovate a un mercatino o la trovate da un amico che ve la regala, così apritela, tanto svitare quattro viti, dare un'occhiata non costa niente. Anche gli Amiga 500, se hanno l'espansione, quella nella trapdoor, aprite lo sportellino, toglietela, vedete se non è fuoriuscita la batteria. Se è uscito dell'acido, aprite anche l'Amiga 500. Cosa fare? Se non siete esperti, va bene, fatevi aiutare, oppure togliete almeno la batteria con un tronchese magari, ma non vicino al circuito stampato, giusto a dove ci sono le linguette ad esempio, così non fate danni, e pulitela con dell'alcol isopropilico smontando la scheda. Cioè, quello è un lavoro che, voglio dire, non costa tanto farlo, anche per chi non è esperto. Va bene, ho voluto puntualizzare questa cosa perché ho sentito spesso persone che prendono, pam, accendono, dopo non funziona, t'arrivano le macchine e dopo succede che si sono guastati dei componenti che potevano non guastarsi se si faceva preventivamente l'apertura per verificare perlomeno e non accenderla prima di consegnarla a chi poi ve la può riparare, o se siete al minimo in grado di far qualcosa voi, appunto togliete almeno la batteria, così non va avanti a fare l'erosione. Ecco, questo è un consiglio spassionato, perché capita sempre più di frequente, visto che la gente gira sti mercatini come me, e può capitare di trovare delle macchine, come avete visto. Ho visto adesso un Apple 2, chiaramente anche quello della bancherella, mi ha detto no, lo faccio accendere, io non l'ho ancora acceso, lo faccio accendere a chi è esperto della cosa, che fa tutte le sue verifiche anche delle alimentazioni oltre visive prima di
fare dei guai più grossi, ecco, che ormai componenti di certe macchine diventa anche sempre più difficile trovarle. Va bene, io intanto vi saluto, continuo il giro e alla prossima, ciao ciao.